Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di noi che usiamo Lightburn. Come vedete, oggi non sono solo, oggi sono in compagnia di Roberto Cocchia. Roberto Cocchia, lo conoscerete sicuramente tutti perché interviene molto sul gruppo Facebook di noi che usiamo Lightburn, ma anche su altri gruppi. Ed è la persona che mi ha aiutato a fare la testierina e il bicchè, che il simbolo vedete sullo schermo, e che sarà protagonista della lavorazione che farà Roberto. Adesso la sigla e poi vi spiego cosa andiamo a vedere. Ecco, allora oggi Roberto ci farà vedere come fa una lavorazione, in questo caso di un portachiavi, però con lavorato fronte e retro, e poi per aumentare la difficoltà, perché a Roberto gli piace fare le cose difficili e belle, non è simmetrico, ma praticamente è sagomato. Quindi il fronte e retro di un sagomato ha bisogno di una lavorazione abbastanza particolare, che adesso Roberto, oltre a salutarvi tutti, che non l'ho fatto salutare, il maleducato sono io, e mi scuso con Roberto, vi spiegherà il tutto. E prometto che sarò il più zitto possibile. Quindi faccio parlare Roberto. Vai Roberto, e scusa se non ti ho detto di salutare, ma quindi maleducato Va sono bene, io, ma dai. intanto c'era sempre tempo per farlo, quindi salve a tutti. E niente, come ha anticipato Italo, a me piace fare le cose sagomate perché il laser lo permette e quindi mi sono un po' affezionato a questo tipo di lavorazioni che trovo molto carine, specialmente se qualcuno vuole magari proporre degli oggetti a dei clienti. E allora, praticamente questa cosa è relativamente semplice. Importiamo un'immagine, in questo caso il draghetto di LBK, e la prima cosa che ho fatto è fare il tracciamento dei contorni. Quindi io vabbè, spiego anche che ho già fatto tutti i passaggi per cercare di essere più stringato possibile, perché altrimenti il video porterebbe via troppo tempo e risulterebbe noioso. Quindi praticamente dall'immagine ho fatto il tracciamento e l'ho posizionato sul livello verde, che ci servirà ad avere un contorno alla fine più delimitato dell'immagine. Dopodiché, fatto questo, ho creato un offset di questo tracciato per avere il contorno poi effettivo sagomato di quello che sarà il portachiavi. Scusate. Una volta fatto questo offset, ho fatto un piccolo cerchietto da 2 mm per permettere l'aggancio del portachiavi. Ho fatto un offset di questo anellino per dare più spessore e più forza. Appunto il cerchietto è di 2 mm e ho fatto un offset di 5 mm in modo da dare 3 mm di spazio per dare resistenza all'oggetto. A questo punto, quello che è importante andare a fare per centrare il nostro fronte retro è crearci una copia speculare della sagoma, cosa che poi sono andato a mettere nel livello T2 perché praticamente questa seconda copia ci servirà solamente per centrare quello che andremo a mettere dietro, e quindi l'immagine sarà questa, dove noi appunto avremo la copia speculare di questo oggetto. Il livello Dopodiché, T2, scusa Roberto, il livello D2 lo ricordo magari a chi vede questo video e ancora praticamente un po' alle prime armi, è un livello che non influisce sulla lavorazione, ma ci serve proprio per vedere,
dove dobbiamo posizionare un qualcosa, eccetera, eccetera. Quindi non incide sulla lavorazione, come vedete non ha nemmeno parametri, si può solo dire se lo vogliamo in un frame o meno, però ecco, il T1 e T2 fanno questa cosa. Scusa se ti ho interrotto, vai pure avanti. Ma prego. Quindi a questo punto, avendo questa situazione, ci andiamo a creare quello che sarà il retro del nostro portachiavi. E io ho scelto questa volta di avere un QR code che viene creato tranquillamente con Lightburn, che ha una funzione apposita. All'interno del quale sono andato a inserire tutto quello che mi interessava, ovvero nome, cognome, numero di telefono, indirizzo del sito e qualsiasi altra informazione volessimo mettere in questa cosa, in modo da creare, un simpatico biglietto da visita che possiamo regalare o solamente far scannerizzare a chi è interessato ad avere i nostri dati, che non affollerà, di scritte, diciamo, l'oggetto, che non è grandissimo, quindi andarci a mettere poi troppe informazioni risulta, un po' affollato graficamente. E quindi sono andato a creare questo QR code. Allora, E lo posizioniamo. ti interrompo di nuovo, per dire una cosa. Ho fatto già tempo fa un video sul QR code perché, volevo spiegare appunto come fare il QR code. Vi metto sopra nella scheda, nella strisciolina che vedete qui sopra, vi metto il link per andare a vedere quel video, in modo che chi non sa ancora come farlo lo va a vedere. Vai avanti Roberto, scusa di nuovo, ogni tanto ti interromperò per dare queste, fra virgolette, informazioni di servizio. Vai. Ma certo, figurati. E quindi diciamo che io a questo punto ho piazzato questo QR code più o meno al centro. Adesso per aiutarci un pochino meglio e per descrivere un'altra parte della lavorazione, per fare questo fronte retro, noi dobbiamo praticamente crearci una dima. Ovvero un supporto che ci aiuterà a ricentrare il pezzo nel momento in cui lo andiamo a girare. Perché se facciamo questa sagoma direttamente, poi lo giriamo per andare a mettere il QR code, eccetera, eccetera, non ci riuscirà la centratura o sarà molto difficile e impegnativa. Quindi, per avere quest'altro passaggio, io mi vado a tracciare un rettangolo attorno a tutto il disegno, a tutto il lavoro. Cosa molto importante è selezionare tutto, quindi sia l'immagine, sia le varie linee di lavorazione, raggrupparle tutte insieme e poi andarle a centrare rispetto a questo rettangolo blu, in modo che avremo la posizione perfetta di ogni linea e di ogni disegno. Come vedete, sulla sommità del rettangolo ho tracciato questa lunetta, questo semicerchio, perché quando è posizionato sul nido d'ape, sicuramente questa lunetta cadrà da sola, se il taglio ovviamente è riuscito, e ci permetterà con un attrezzo a punta di estrarre tutto il rettangolo e di voltarlo per fare l'altra fase del lavoro. A questo punto io quello che preferisco fare è di solito il retro, che è la cosa più giusta, perché se facessimo prima il frontale sarebbe un po' difficile poi risagomare il tutto. Quindi praticamente vado a spegnere
tutti i livelli che non mi interessano, visto che il lavoro sarà fatto in due fasi, e farò esclusivamente l'incisione e il taglio del quadrato esterno. Una volta fatto questo, appunto tramite il nostro attrezzo aguzzo, andiamo a girare il pezzo rettangolare. Una cosa importante è che è meglio usare per fare questo tipo di lavorazioni delle calamite o dei fermagli, per chi non avesse un piano sul quale lavora la calamita, in modo da non spostare assolutamente il pezzo di legno originale, altrimenti si va tutto a sfasare. Quindi, fatto questa prima cosa, girato il pezzo, andiamo ad accendere gli altri livelli e a spegnere quelli che abbiamo già fatto. Un'altra cosa che io ritengo che è importante, specialmente per chi ha poche esperienze, è che è sempre meglio usare le coordinate assolute per fare questi lavori, in modo che il laser saprà sempre dove andare a rilavorare per fare questa seconda fase. Quindi ci andiamo a riaccendere l'immagine, ci andiamo a riaccendere il contorno, il livello verde di contorno, ci andiamo a riaccendere il livello di linea che sarà il taglio. Come vedete, come ha detto giustamente Italo prima, il livello T2, che è un livello di lavoro, un livello di servizio, non influirà assolutamente sulla lavorazione. Quindi a questo punto, girato il pezzo, andiamo a fare l'incisione dell'immagine. Io ho scelto per questa immagine di fare una lavorazione in scala di grigi, perché ha delle tonalità che non sono nette e definite, avendo varie sfumature, mi è sembrato giusto farlo in questa maniera. Quindi andiamo a incidere prima la nostra immagine, poi la linea di contorno, quella verde, e alla fine la linea di taglio. Se tutto è andato bene, noi avremo alla fine il nostro portachiavi sagomato, che verrà via da solo in questa lavorazione. Tra l'altro, l'uso delle calamite o dei fermi, dei clamp, come ognuno vuole chiamarli, è che se si vede che la linea di taglio non è stata eseguita, se il pezzo non viene via, e anche in questo caso possiamo usare questo anellino per vedere se il taglio è stato completamente fatto, nel momento in cui noi rimettiamo il pezzo in posizione, spegniamo i livelli che non ci interessano e rifacciamo solamente la linea di taglio, perché accade spesso che ci siano delle bolle di colla, maledette bolle di colla, che a volte non permettono l'imbattura del materiale. Le cause possono essere parecchie. Quando infatti uno dei post più gettonati sui gruppi di laser è: ah, ma non me lo taglia per bene, poi altro discorso, in orizzontale mi taglia bene, in verticale no, viceversa. Questa è la forma del puntino del laser, io l'avrò detto 50.000 volte, però è quello, quindi non spaventatevi, non è un problema del laser, il laser è fatto così, per cui ha queste caratteristiche. E ogni tanto, la cosa che dice Roberto è fondamentale, non muoviamo mai, possibilmente, i pezzi quando non siamo certi che il taglio è venuto perfetto, perché avremo forse bisogno di riandare a rifare un passaggio. Ognuno lo fa un po' come vuole, c'è chi usa, con Roberto, discussioni
chilometriche circa di end stop, circa il ritorno a casa e così via. Io la penso diversamente, lui la pensa, però rispetto l'idea di, anche perché ha la fortuna di avere un laser settato perfetto, per cui gli ritorna lì non è un problema. Ci sono alcuni laser che addirittura non fanno ritornare a 0,0, ma addirittura l'ho visto l'altro giorno con un amico che aveva dei problemi e gli ho dato una mano a sistemarli, mi sembra un Azer o una cosa del genere, che non manda 0,0, manda 1,1 proprio per evitare il rimbalzo. Questo non te l'avevo ancora detto, Roberto, ma mi è successo anche questo, proprio la casa che ha impostato il ritorno a 1,1 proprio per evitare il rimbalzo, quello che sarebbe sempre meglio evitare, dico io. Poi Roberto, lui è bravo, ha settato perfettamente il laser, e qui discussioni ne abbiamo fatte a iosa, vero Roberto? Tantissimo. Con Roberto abbiamo lavorato 4 mesi insieme per la tastiera, per cui le discussioni le abbiamo fatte tante, però sono scambi di vista diversi che insegnano l'un l'altro a portare a casa sempre qualcosa di più importante. Grazie Roberto per tutte le tue dritte che mi hai dato e suggerimenti che ti ho dato e che tu mi hai ridato a me. Ok, era così un inciso. Vai pure avanti, eri Per rimasto. fortuna è un rapporto reciproco che ormai è nato da diversi mesi. Io almeno per te nutro ormai un sincero affetto, sei come un fratello per tutte le dritte che mi dai, che mi hai dato. Ho visto tutti i Ma tuoi video, ho fatto il è corso. altrettanto, tanto che i primi tempi mia moglie pensava che avessi una relazione, perché stavo sempre al telefono con una persona che lei non conosceva, e diceva, chi è questo? Con chi stai parlando? No, scherzo, comunque. È vero, cioè, è stata un'estate molto intensa, ma io sotto l'ombrellone, lui a casa, io al mare, lo sapete, e quindi anche lì ci mettevamo d'accordo sul come fare, poi io tornavo a casa e mettevo in pratica anche qualche suggerimento del buon Roberto, per cui vabbè, è nata questa amicizia, penso di poterla definire così, e ci sentiamo, non dico tutti i giorni, Assolutamente ma sì. quasi. Scriversi con WhatsApp tutti i giorni, è vero Roberto? Sì, Vai avanti, scusa. infatti sono appuntamenti quotidiani. Sì, praticamente. Si parla anche di altro, non si parla solo di laser, Ah, no, parliamo parliamo anche di proprio di altre tutto, infatti, cose, questo è il bello. E il bello di questa amicizia è proprio questo. Ritornando al discorso, proprio appunto alle bolle di colla, il laser che non taglia in determinati punti, eccetera, eccetera. Io questo sistema della mezza lunetta che ho illustrato prima lo uso anche se non devo fare un fronte retro, specialmente quando faccio delle cose sagomate del genere, proprio sempre per verificare che il pezzo si stacchi totalmente. Si sta avvicinando Natale e quindi vedo che già stanno proliferando le varie palline di Natale, i vari gadget, eccetera, eccetera. È un peccato sprecare poi dei lavori perché non si sono staccati completamente, si è spostato il pezzo da sotto al laser e poi ricentrarlo diventa un delirio. Per cui questo Mettete sistema della sempre. lunetta io lo inserisco dove posso, in qualsiasi angolino posso fare, in modo da poter andare a sollevare quel pezzo e verificare che si sia tagliato completamente. Dicevi? Consiglio, scusa Roberto, consiglio. Se non sono lavori chilometrici, cioè anzi una passata in più, che non rischiare che il pezzo non si stacchi. Io do sempre una passata in più, magari riduco leggermente la potenza oppure aumento un po' leggermente la velocità, ma una passata in più è quella che vi salva il lavoro. Quindi io lo dico spesso, magari con cui quando parlo, magari nei video non lo esplicito, però spesso dico: perdete quei 2 minuti di più per una passata in più, ma siate sicuri che il pezzo venga via precisamente, perché col nido d'ape poi non si ha molto la contezza che questo sia avvenuto. Io col mio sistema di bastoncini di gelato me ne accorgevo subito, ma con il nido d'ape è un pochino più difficile. Scusa Roberto, di nuovo. No, ma hai ragione, ma tra l'altro con il nido d'ape c'è anche un sistema molto semplice per assicurarsi che il lavoro sia tagliato. Basta mettere degli scarti di lavorazione,
sotto al pezzo principale e quando se il lavoro è tagliato esattamente cade, cosa che però non si può usare in questo in questa lavorazione, come non si potevano usare i tuoi bastoncini, perché se il pezzo cade non possiamo fare il retro. Certo. Quindi è importante che il pezzo anzi sia ben saldo sul nido d'ape. E ricordo, usate sempre calamite, tante calamite, mettete quante più calamite possibili o clamp, chi non ha il piano calamitato. Io non ho il piano calamitato, però con il nido d'ape che mi hanno che mi sono regalato, c'erano dei bulloncini di plastica che tornano benissimo, anzi ne riprenderò altro su AliExpress, costano una stupidaggine, e tengono veramente fermo e veramente piatto. Quindi li uso anche dove ho già tagliato, e per tenerlo più piatto possibile mi sto trovando bene. E niente, questo diciamo che abbiamo concluso la lavorazione di questo pezzo. Poi Italo mostrerà le varie questa foto è la, che vi ho mandato. Questa è la foto del diciamo del portachiavi fatto con il fronte con la scala dei grigi, il retro ci abbiamo il QR code, se volete i dati di Roberto così magari lo chiamate anche voi per fargli passare un po' di tempo, c'è il numero di telefono, c'è tutto, lo scansionate quello, ci avete i dati di Roberto, ci avete il suo sito, ce l'hai messo il sito, vero? Sì, ci hai messo il sito di Roberto, dove potete andare a vedere anche per chi non avesse ancora visto il video e una recensione che ha fatto Roberto della tastierina di LBK. E insomma, ci sono tante cose su quel QR code, andatela a vedere, siate curiosi, come dico sempre a tanti, siate curiosi. È vero Roberto, ce lo diciamo spesso, la curiosità, cioè, la curiosità per me è una cosa fondamentale. Esattamente, quello che ci ha portato in questo mondo è a progredire lentamente, ad approfondire diciamo tanti aspetti di questo, del mondo del laser, che è veramente molto divertente e appagante. La curiosità è fondamentale nella vita, ma in questo settore è tutto, senza curiosità non si farebbe niente. Ok, allora penso che Roberto tu hai finito, vero, di spiegare la tua lavorazione? Sì. Quindi io saluto tutti e innanzitutto ringrazio Roberto perché si è, fra virgolette, prestato a questa cosa, anzi ci tenevo a dire che se qualcuno volesse fare un video come quello che ho fatto con Roberto, ma come avevo già fatto con Manu per le mattonelle, ci sono alcune lavorazioni che mi piace farle fare a chi è più fra virgolette abituato a farle. Per esempio Manuela è una che sulle mattonelle l'ho sempre detto bravissimo, Roberto sa fa benissimo le incisioni, c'è questo trucchetto del fronte retro perché per il sagomato è fondamentale farlo in questo modo. Per cui se qualcuno volesse illustrare agli iscritti al canale, agli iscritti al gruppo eccetera eccetera un proprio tipo di lavorazione, a meno che non ci siano dei segreti industriali da non poter svelare, cioè, io sono disponibile a fare altri video come questo, perché secondo me, visto che la comunità sta crescendo, penso che in questi giorni raggiungeremo sul gruppo di Facebook ben 5.000 iscritti, sono tanti. Penso che a livello numerico è il gruppo che parla esclusivamente di laser che è il più numeroso a livello di iscritti. Il canale ha avuto una forte crescita, siamo superati i 2.500 iscritti al canale, per cui è una cosa che voglio condividere con tutti. Chi mi conosce lo sa, cerco di aiutare sempre, come fa Roberto anche quando interviene nei vari gruppi di laser, perché interviene anche su altri, a volte intervengo anch'io, mi limito perché, ma non perché voglio fare, ma perché mi sembra un po' di andare a cosare a casa altrui, per cui ci entro sempre con punta di piede, con educazione, come mi sembra sia giusto fare. Quindi chi volesse fare qualcosa, io ci sono. Ritorno a ringraziare, a salutare Roberto, tanto noi ci sentiamo poi sicuramente oggi nel pomeriggio, nei prossimi giorni, eccetera, eccetera. Ah, saluto anche il cagnolino, perché ne ha due,
due, non è di Cagliari, che che prima si sono anche lui è fatti stato sottoposti. ospite della trasmissione. Chi è che, qual era quello che abbaiava? Sicuramente riconoscere Venus è la suocera di casa, e quindi ma anche Cronos ha detto la sua. ha detto la sua, perché sentirete questo sottofondo. Logicamente non andiamo a fare tagli drastici sulle cose, tutto quello che avete visto è stato fatto tutto di fila, e quindi non ci sono tagli, non c'è nulla, tranne la sigla. E vabbè, io vi lascio al prossimo video, quindi ci ritroveremo al prossimo video. Se vi è piaciuto il video, un bel pollicione su, ma più che altro anche per Roberto che si è prestato a questo gioco. Iscrivetevi al canale e tra altre cose, ho iniziato a mettere progetti natalizi, qualcuno l'ha già scaricato, in tanti mi hanno ringraziato e così via. Metterò qualcosa ancora anche sul gruppo di Facebook. I primi 5 progetti erano abbastanza semplici. Vada ad aumentare la difficoltà via via che ci avviciniamo al Natale. Penso di lasciarvi anche un progetto un po' particolare, che devo ancora capire come lo svilupperò. Non è un progetto mio, lo dico, non è un progetto mio, è un progetto che però mi piace e spero che piaccia anche a qualcuno di voi, specialmente chi ha dei bambini in casa, da fare un regalo un po' particolare. C'entra col Natale non tantissimo, però ma è una sorpresa che vi voglio fare. Di nuovo a tutti un saluto e alla prossima volta. E un saluto a tutti anche da parte mia. E Ciao! certo, ciao, ciao Roberto, ciao, ciao.